Vabbè, noi sappiamo quello che dovremmo fare, poi che non ci riesce è un'altra cosa. Penso che oggi abbiamo giocato calcio troppo scolastico, cercando sempre piedi del compagno, e così non si arriva mai. In più abbiamo pagato errori dietro che sono stati importanti. Direi non forse, ma sicuramente sotto ritmo, nel senso che, ripeto, se si gioca sempre palla sui piedi di compagno che sta fermo è difficile arrivare, poi perdendo la palla bisogna camminare giù e non sempre siamo andati a posto. Peccato perché abbiamo preso il primo gol su rimessa laterale nostra e poi quello sul risultato già penso che influisce anche il comportamento di seguito, invece di reagire e cercare di recuperare, noi abbiamo continuato a giocare sempre senza ritmo. Vabbè, noi abbiamo preso un gol sulla rimessa laterale nostra, che a parte che si presume che si dava al compagno proprio e non all'avversario, su Brugman che è scivolato su una palla e l'ha regalata anche lì, e su calcio d'angolo dove siamo stati fermi a guardare. Sono cose decisive per la partita, poi ripeto, loro hanno giocato sta palla lunga sugli attaccanti che sanno difendersela e ci hanno messo in difficoltà. Enrico, buonasera mister, volevo sapere se la partita di oggi, per la prima mezz'ora era anche stata recuperata piuttosto bene, nonostante il terreno scivoloso ma in tasca di qualità del Pescara, poi quanto c'è il calo mentale in questa prestazione così negativa dal punto di vista del risultato e se nel secondo tempo forse si è visto Pescara più brutto della sua stagione? Pescara che per me ha giocato lento, male, palla sempre sul piede, poi non c'era sviluppo mai di un'azione di andare dentro. Ripeto, è normale che poi prendendo primo gol si va sotto in una partita che penso che per noi era importante, nel senso, se si facevano punti qua, poi si guardava avanti con altro spirito, altra visione. Ma dobbiamo recuperare. Paolo, è un bene che adesso martedì c'è questa gara di Coppa Italia con la Sampdoria e quindi tornare subito in campo. Poi sabato con la Ternana c'è l'ennesima prova di appello per questa squadra. Ogni partita è prova di appello per tutte le squadre, non solo per la mia. Poi noi giochiamo una partita martedì che dovrebbe essere chiusa sulla carta, ma io spero che la squadra reagisce e non vuole fare brutte figure come oggi.